Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nell'ingresso del convento dei frati minori cappuccini, proprio accanto al chiostro, per leggervi un passaggio di una lettera che Padre Pio scrive da Foggia. Siamo nel convento dei frati minori cappuccini a Foggia nel 1916. Siamo alla fine di agosto, è una delle sue ultime lettere da quel convento e racconta quello che stava accadendo dentro di sé, questa tempesta dello spirito crescente. E racconta poche parole questa volta, non perché non ne sentissi il bisogno, ma si bene perché non riesco affatto a coordinare le idee. Mi sento male fisicamente, moralmente, nessun conforto scende più nel mio cuore e la tempesta cresce di intensità. Opero solamente per ubbidirvi, avendovi fatto conoscere il buon Dio, essere questa l'unica cosa più accetta e per me l'unico mezzo di sperar salute e cantar vittoria. Ma Padre mio, che contrasto sento anche in questo? Non sento, è vero, in me il contrasto di ribellarmi a chi mi dirige, ma sperimento intanto una certa preoccupazione che mi fa sentire male. Breve, l'ubbidienza costituisce tutto per me e nessun conforto io provo nel sottopormi all'ubbidienza. Dio mi guardi, se dovessi ad occhi aperti, menomamente, contravvenire a chi mi è stato assegnato per giudice esterno ed interno, eppure come va che sono pieno di timori su questo punto? Ditemelo, per carità, come dovrò in questo regolarmi? Quando poi il Signore vorrà rimuovere completamente da voi la croce a cui Egli vi ha sottoposto, io prego, prego sempre per questo fine. Rinnovo di continuo l'offerta a Gesù fatta per voi. Che debbo fare di più? Offritemi voi stesso a Gesù perché possa farvi felice. Voi non dovete intanto ritirarvi dal farlo pensando alla mia debolezza. Gesù mi aiuterà, scrive Padre Pio. Oltre il sacrificio già è sempre rinnovo. Sono qui pronto, prontissimo di farne altri 100 e più dolorosi. E qui poi entra in un particolare che ci darà l'opportunità di capire come Padre Pio si sposterà da Foggia a San Giovanni Rotondo. Lui è stato già qui il 28 luglio del 1916, ma in modo permanente, anzi doveva essere un trasferimento temporaneo il 4 settembre, poi diventerà definitivo. Ecco, e lui entra nel punto della lettera. Il padre Isaia, ovvero Padre Isaia da Sarno, classe 1889, prestò servizio militare nella guerra del 15-18 come soldato di sanità e fu congedato nel 1918. Venuto in licenza provvisoria, fermatosi nel convento di Foggia, dava la possibilità a Padre Pio di poter salire quindi a San Giovanni Rotondo. Ecco, Padre Isaia è già qui, scrive: attendo da voi il rinnovamento dell'ubbidienza per potermi recare a San Giovanni. Quell'anima poi di Morra Irpino, ovvero parliamo proprio della beata Maria Gargani, mi ha già scritto il fine della direzione. Mi dice pure che prima di partire da San Marco chiese a voi il permesso di potermi scrivere. Voi intanto a che cosa ne dite al riguardo? Vi bacio la mano e voi pregate per me e beneditemi sempre.